Ed eccoci qui ragazzi, per la partita di ritorno di Coppa Italia con il Livorno vi faccio vedere lo schema che ho voluto mettere. Quindi entra nuovo acquisto che è questo, Hinteregger, un giocatore austriaco forte, un centrale difensivo che mi è costato parecchio, ma io voglio giocatori così, perché è inutile prendere i giocatori che devono crescere, perché non c'è tempo in Serie A di farli crescere, bisogna... Uno che ha 17 anni e ha 70 di over, non può sostituire gente come Tonali, Diawara, lo stesso Valencia, cioè ci va a centrocampi molto forti e anche davanti. Adesso ho schierato Chiesa seconda punta con Edera, che erano i due più puntuati. Benvenuti a Ed una nuova eccoci qui puntata di Grande Calcio, amici. allo stadio Telecamera della Armando partita Picchi di numero 1 di Livorno per questa il derby stagione. Il sentitissimo con il risultato Pisa, andato ma ad andiamo accelerare avanti la e iniziamo situazione sta delle partita, due se no si fa squadre notte. praticamente Forza. quasi eliminata. Livorno che Punterà proverà a innanzi 3-0 ribaltare il perché si 2-0 sente in dell'andata, però piedi al turno la vedo un po' successivo. dura. Molti ritengono l'incontro di oggi Subito una nuova Edera va a formalità, pressare. ed in effetti i pronostici per la squadra in svantaggio non Lancio in sono avanti. positivi. Colpo di testa. Che composto maniera. Grandissimo qua, Messi attenzione a commette un gol Chiesa, aggiunto allo spettacolo manda in ricevendo profondità solitamente Edera e la prende, la va a prendere Edera, Luca prova a far Marotti, la uscire il rimbalza portiere Edera, e poi la palla piazza. in rete. Mamma mia ragazzi, mamma mia raga, È andato 1-0, fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. niente da Vecchia ha preso fare, bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. niente da fare. Grandissima palla qua di Chiesa, guardate che taglio, mamma mia. Edera qui non si fa per, non si fa, diciamo, chiamare più di una volta, la mette alle spalle del portiere del Livorno, 1-0. Hanno dovuto Adesso diventa interrompere anche i veramente dura cambiamenti per il tecnici Livorno. tattici dell'incontro. Caracciolo, che secondo me sarà il fratello no, sarà il figlio di Caracciolo, ma non lo so. Andiamo avanti, Agazzi, lasciamo perdere. Vincitore Bravo fisico sul Bolbat, pallone. grande palla ancora. Chiesa. Chiesa che manovra molto bene. Attenzione, Arrivo. stiamo tranquilli, Palla dai. avanti verso Vediamo Coppa. sto Hinteregger. Mamma mia Hinteregger, mamma mia. Poi sbaglia il passaggio, ma l'intervento è quello che conta. Alla Kamil Glik. Sogno del Pisa Kamil Glik, ma la vedo veramente. È ancora lui. Possente qua davanti. Jefferson lancia Prova a in giocare in avanti. profondità. Chiesa la Edera. stoppa. No, L'azione Edera. della Mi partita confondo Edera si è sempre, presentata Edera in Chiesa, rete. non capisco perché, vabbè comunque. Attenzione, non facciamoli segnare. Bolbat su Wilson e gliela porta via, Aula doppio, commettendo un calcio leggero d'angolo. fallo. Non ammonisci, pezzo di merda qua. Eh? Non ammonisci, stronzi. Due partite, c'è già mezza squadra ammonita, brutti stronzi. Palla in mezzo. Colpo di testa grande e andiamo Edera. Attende l'arrivo dei compagni, non sale nessuno stranamente. Eccolo qua, Barker, 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 Barker. Bella la palla, poi Chiesa. Ancora rimpalli alla Perry Mason. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Attenzione, attenzione, si inciampano fra di loro, ma cosa cazzo, guardate come aspetta l'ingresso in area di Sisse Hinteregger. Tiene la palla. Attenzione! E poi qui la porta di esperienza, ne viene Segna fuori, perfetto il passo di Edera. attenzione, Gli hanno oh, impedito di andarsene via via, col piede. quando è così si calcia lungo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Con i 5 difensori siamo più molto difensivi, però si riesce a coprire molto meglio le fasce, poche balle. Apertura di gioco sul Io fondo all'inizio delle opposto. Master League, mi ricordo ancora, con questo titolo di Terzic incise merda, subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti a giocavo 5 disposizione. difensori Giallo e per veniva Bolbat, veramente rigore qualcosa per di bello, l'Inter. però chiaramente avevo un'altra squadra, non questi giocatori qua. Palla in avanti, grande Barker, ancora Barker, la tocca bene per Edera. Edera, prova a mandare Cerca Chiesa, l'uomo da cerca lo palla. scatto Chiesa, Vuole la profondità. si gira molto bene, intelligentemente, appoggia Tonali. qui per Tonali. Prova a Ottima conclusione. scaricare il suo sinistro, la palla va Conclusa verso il fuori. fondo. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto Beh, buon Pisa, lontano. dai, non possiamo fin qui lamentarci. Ancora, vedete, quando vai a Non riesce a contrastare i cambiare difensori possesso. rimangono subito all'altezza dell'area di rigore. Barker ancora, buon centrocampista, palla Edera, ancora per Chiesa, Chiesa la tocca non poteva all'indietro, fare molto intelligentemente altro. per Tonali.
Ancora Chiesa, manovriamo sulla fascia, vediamo. Buono l'inserimento di Wolbat. Prova ancora e cerca e trova Tonali. Palla a Barker, attenzione, la gira bene per Jefferson che manda in porta, attenzione Edera. La tocca bene Jefferson di prima, colpo di testa di Barker e la palla va fuori di niente. Mamma mia, che azione, scivola qui al momento del passaggio. Molto bene, molto bene. Dai, 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 dai ragazzi, dai, dai, dai. Secondo tempo faremo rifiatare un po' Tonali, eh. Mettiamo dentro Viola, che è un buon centrocampista. Facciamo giocare anche un po' lui, raga, perché sennò qua rischiamo poi che vogliono andare via. Lancio in avanti, è buono qui, il difensore c'è. Mamma mia che parata a cranio. Qua Interberger è stato un po' indeciso, forse è sfilato, buon lancio qui. Un po' di testa, la palla dentro, buono. Mamma mia che parata a cranio. Mamma mia ragazzi, buon portiere, portierone. Terreger, guardate come segue l'avversario alla Kamel Glick. Secondo me sono parenti. Palla in mezzo. E ancora cranio, mamma mia, ragazzi, che parata di nuovo. Oh mamma mia. Super cranio. Mamma mia che parata, grande acquisto Cranio, ex Genoa, ex Juve, non mi ricordo ragazzi. Tonali, vedete, si mette qua, palla in mezzo e ancora Cranio, grandissimo, da 6 e mezzo finora. Poi usciamo alla grande con Tonali ancora che accelera, accelera Tonali, prova a mandare Edera, brucia in velocità Caracciolo. Aspetta l'arrivo di qualcuno, non c'è, tiene palla, la dà indietro, attenzione, e poi di tacco, mamma mia Tonali, cosa ha fatto qua, veramente grande giocatore, grande giocatore. Colpo di testa ancora di Avarà, immenso, immenso, il nero della sepe, palla ancora in avanti, eccolo qui. Il Dio Cristo di Chiesa, dai Chiesa, e vince il rimpallo Chiesa, prova la bomba, mamma mia ragazzi, Chiesa e Edera lì davanti fanno paura, eh. Grande, grande giocatore, non è ai livelli del papà però, insomma, bisogna avere rispetto di, veramente un gran Parma quello di Chiesa, veramente un gran, gran, gran Parma, che calcio, altro che adesso. Adesso è una merda, non è calcio. Ancora Tonali, immenso. No, Diavara. Manda intelligentemente Edera ancora avanti. Scatta Edera, c'è Chiesa in mezzo. Cross. Colpo di testa. Molto bella la chiusura su Chiesa. Ancora Wilson. Interessante questo Wilson. È un giocatore che, vedete, usa la testa. Tutto chiuso in avanti, la dà indietro giustamente. Attenzione qui, si perde un attimo Jefferson, poi recupera. La palla indietro per la porta. La manovra con Nkulu. Interberger, Nkulu. Palla ancora in avanti. Ora Tonali qui sbaglia ma va a recuperare su, rinvio ancora. Ancora Edera, mamma mia che stop, mette in mezzo per Chiesa, attenzione, prova il tiro, mamma mia, ribattuto, forse era meglio che crossava, vabbè. E siamo alla fine del primo tempo ragazzi, adesso facciamo qualche cambio perché tanto si possono fare, la partita ci dice che possiamo farli e io direi però Tonali continua a essere pompato. Vabbè, possiamo togliere Barker, mettere come si chiama, mettere Viola, facciamo giocare un po' lui e poi Chiesa, no, Chiesa è pompato, lasciamolo giocare e Sinclair avrà poi il suo spazio. Si riparte, vediamo Viola come si comporta, la porta, ecco qua che tocca sul primo pallone, buono, palla per Tonali, bravo, ragioniamo, ragioniamo, c'è tempo, Wolbat, Tonali, non... ah, sbaglia, invece di darla davanti per la nostra punta che è Chiesa,
nostra seconda punta alle spalle un pochino di Edera. Viola che va a recuperare, cerca di chiudere la diagonale, non ci riesce, attenzione, indeciso qua Viola, meno male che... E poi niente da fare, Diawara davvero eccezionale. Qui non mi fa passare la palla, molti falli ma non vengono fischiati. Lasciamo giocare loro, Caracciolo, l'airone. Era forte Caracciolo, mamma mia, un bel attaccante. Palla ha fatto una grande stagione nel Brescia, grandi stagioni nel Brescia. Palla ancora qui, ancora manovriamo, Interger ragiona e poi decide per un passaggio verso Diawara. Tonali subito, minchia, marcato, attenzione qui Interger. Cosa ancora, bella, tutto di prima, molto bene. Qui non riusciamo a farla passare in mezzo, attenzione Interrerghe, questo è tuo. E come chiude la grande, mamma mia, mamma mia, che centrale, che acquisto. Tonali ancora, si danna l'anima, fra un po' lo toglierò perché vedo che non ne ha quasi più, è meglio non rischiarlo troppo, e facciamo entrare Cigarini così si pompa un pochino. Andiamo avanti, bravissimo Viola, grande, palla ora qui, attenzione, e andiamo. Boh, che taglio di Chiesa, Chiesa! 2-0, mamma mia, bravo Viola a recuperare la palla sulla nostra tre quarti, e qui, grande taglio, guardate che taglio in velocità che ha fatto, stop e gira dall'altra parte, mamma mia. Questi sono gli attaccanti. Esce Murillo, entra Rivière. Ora io dico, no? C'è una partita da recuperare e tieni gli attaccanti in panchina. Ma io avrei fatto giocare un attacco a 4 punte. Ma non scherziamo. A costo di prenderne altri 6 o 7, ma chi se ne frega. Ragazzi, devo fermare un attimo. Tonali, vedete, non ne ha quasi più. Mettiamo Cigarini. Anche Diawara, diamogli un po' di respiro. Ecco, mettiamo così, Chiesa lasciamolo giocare fino alla fine e voglio che diventi un mostro. Lancio in area, attenzione, colpo di testa, è ancora lui, Interrerger propone la sua massiccia muscolatura fisica. Palla ancora qui, Chiesa la tiene molto bene e poi gran passaggio per Bolbat che ne ha ancora e poi il cross viene ribattuto, bravo Bolbat. Ancora che manovriamo, vediamo un tiro da fuori, ogni tanto si può vedere un tiro da fuori, forse Cigarini, ancora Ciga, buono il passaggio, c'è un fallo su di lui, c'è un fallo su di lui, e ancora c'era il fallo su Cigarini, ancora lo ammonisce però non mi dà il fallo, vedete lo schifo di sto gioco, cioè ha dato il vantaggio, l'azione non si è concretizzata come doveva, se ammonisce devi dare il fallo, cioè non capisco io, boh. Comunque boh ragazzi, facciamo che farglielo battere, vediamo un po' come li tira Cigarini, dai, diamogli fiducia a sto ragazzo, forza Ciga, dai. Bella, 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 un po' più aperta. In culo. Con rispetto per il Livorno, chiaramente, ma c'è più poco da commentare. Attenzione però, è la porta che sta veramente diventando mostruoso. Bolbat, dall'altra parte, Chiesa intelligente. Poi ancora mandiamo in avanti Edera, stop a seguire, la tiene. Fa salire, attenzione, Cigarini. Buona palla per Edera che la va a prendere, la va a prendere, la mette in mezzo, ancora Viola al tiro, mamma mia, ancora Edera, Chiesa, ma ragazzi, questo Viola non è male, non è male questo centrocampista qua, un bel acquisto anche lui, e Chiesa, sigla, la sua doppietta, bravo Edera, bravo Viola a crederci qui, a provare a tirare perlomeno, e poi qui, rimpallo ogni 2 anni a nostro favore, stranamente la palla torna sul nostro giocatore,
Adesso prima che ne capiterà un altro ci passeranno 6 o 7 partite. E qui no, niente, no. Livorno proprio inesistente, secondo me dovrebbe fare una squadra un po' più quadrata. Attenzione qui, mette in mezzo. Bravo, bravo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Calcio d'angolo. Battuto veramente male Cigarini. Bravissimo. E qui spinte, spallate, ma la meglio il Pisa. E poi grande palla, attenzione a Chiesa, può fare la tripletta. No, ho sbagliato io, chiedo scusa, qui non è il gioco e non è neanche lui. Ho sbagliato io perché ho dato l'effetto, lì dovevo tirare dritto, non ha senso dare l'effetto lì. E guardate, vedete, ho dato l'effetto sulla destra. Si dispera, grandissimo Chiesa, bravo, bravo, bravo. Ragazzi, io questo schema, come sapete, quando mi trovo bene con uno schema lo vado a salvare e lo salvo su questo 4-3-3 qua, tanto sono tutti uguali, meno male, e facciamo il 5-3-2, lo salviamo, così tutte le volte magari cambio solo i giocatori. E mo vai Jefferson. Niente da fare, Livorno proprio non esiste, è una squadra veramente che gioca male. Peccato, perché potrebbe essere un bel derby. Der Erger ormai la facciamo girare senza... Questo è fallo. Questo è fallo e poi il culo dalla rabbia spazza via. Minchia, fallo netto. Buon passaggio qui di tacco, cercava Chiesa Edera. Mamma mia che falli però ragazzi, è vergognoso, eh. Vergognoso veramente. Bravo Bolbat. Ho deciso di non darlo più via perché ho visto che non c'è terzini bravi come lui. Gli altri costano veramente tanto e non si possono. Viola, bravo. Ancora Cigarini, attenzione. No, è Valencia, bravissimo. Si muove molto bene. Palla in avanti, ancora qui. Fallo, di nuovo non viene fischiato. E allora, visto che non fischi, io faccio Melina e rinuncio a giocare. Tutti bassi. Ormai qualificazione alle porte, giocano Cragno e Laporte, far girare la palla. Ora Valencia, Viola, bravissimo centrocampista, Cigarini, palla Bolbat, insostituibile su questa fascia. Chiesa chiama palla, ma Bolbat lo ignora, prova a salire, Bolbat, prova il tiro, mamma mia, dai, ci sta, dai, poverino, si è fatto un culo della Madonna oggi, grande Bolbat, Bruno Perez, Bolbat Ale, Bruno Perez, Bolbat Ale, Bruno Perez, Bolbat Ale, Bruno Perez, Bolbat Ale, Bruno Perez, molto bene. La porta di forza. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Ai ai ai, questo fallo stupido. Fallo stupido, qui giusta la munizione, non può, si scatena una piccola rissa. Brutto fallo qui, brutto fallo, cartellino giallo, meno male. brutto fallo qui. Toh, col pugno chiuso. Queste cose non si devono fare però, eh. Questa è una munizione giusta di questo giocaccio, proprio gioco, giococcio, proprio brutto, brutto. Occhio al tiro. Vabbè dai, vabbè dai, diamogli atto che ha fatto un gran tiro di Gennaro e ha segnato. Ma oramai direi che... È stato bravissimo a sfuggire i difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Difficile, ma... E via, e si passa al turno con Edera, Chiesa, Chiesa, si saluta Interreger, grandissimo centrale difensivo, un colo di Avarà, insomma, Laporte. E qui il capitano Arini del Livorno che dice non è possibile giocare così. Non dirlo a me. Ragazzi, andiamo a vedere chi ha passato il turno, poi ci salutiamo.
Quindi passano Salernitana, Perugia, attenzione, Cittadella, Pisa, il Verona col Cagliari, Frosinone e Juve Stabia, passano queste qui. E noi adesso, attenzione che partita che c'è, Pisa-Sampdoria, dico bene? Ah no, Pisa-Torino, oh signore Dio, ma guardate che destino. No, ma io devo giocare per vincere, chiaramente. E niente, ragazzi. Voglio solo andarmi a vedere. Incontreremo il Toro? Siamo entrati nel tabellone della fase finale. Incontreremo il Torino e qui Pisa Spal. Mamma mia. Niente, ragazzi. Io adesso guardo solo il tabellone della Coppa Italia. Vediamo cosa ci dicono qui i messaggi. La squalifica di Incolo, vabbè, non ce ne frega niente. Formazione e competizione. Italia, no, cosa? No, dov'è già che bisogna andare? Voglio vedere i giocatori che c'è al Torino, perché è primo, cavoli, ha fatto dei bei acquisti. Rosa squadra, vediamo. Non capisco perché è rimasto con un portiere solo. Stracoscia, De Vrij, Manolas, Izzo, Emerson. Mamma mia, questo sarebbe da prendere. Tutti i giocatori che avevo preso io, ragazzi, questi. Nelson Semedo, vabbè, non si discute. Benacer, buon centrocampista, Bena. Emanuelson, mamma mia, che squadra. Poli. Poi Draxler, vabbè, Draxler, stratosferico. Vasquez. Hazard, mamma mia, Kluivert, Douglas Costa, Ibrahimovic, Bellotti, Lukaku, Welbeck, Martinez. Beh ragazzi, signora squadra, signora squadra. Va bene, ragazzi, ci salutiamo qui, ci ritroveremo, ci ritroveremo, andiamo a vedere un attimo il calendario, ve lo faccio vedere. Allora, campionato Pisa Spal, derby grandissimo con i Viola. Poi ci sarà Pisa Torino, campionato, Roma Pisa, attenzione, e poi ci sarà la Coppa Italia. Oh mamma mia. Vediamo chi incontriamo, dovessimo passare contro Sampdoria o Cremonese. Insomma. Va bene. Ragazzi, è tutto. Grazie per l'attenzione, buona cena, buona serata.